C'è la proiezione di Alessandro Olivetti. Lei interpreta, diciamo, il nemico di Adriano Olivetti. Sì, il suo avversario politico e industriale. Beh, più che insomma, il personaggio serve anche per raccontare un po' quegli anni. Che anni erano? Beh, insomma, anni 60, fine anni 50, inizio anni 60. Un pieno boom economico, naturalmente proliferavano i personaggi, diciamo, un po' trafichini, perché il personaggio evergreen, perché sono sempre esistiti, esistono ancora e esisteranno ancora. Però in questo caso, appunto, nel racconto del film in oggetto, è quello che tenta di mettere i bastoni fra le ruote a Adriano Olivetti, che invece, insomma, essendo più intelligente e più lungimirante, se la cava. Ma il senso della fiction è un personaggio che resiste ancora oggi, che può dire qualcosa anche a quelli di oggi, anche ai giovani di oggi? Io credo che Olivetti, perché per esempio io non lo conoscevo così bene prima di fare il film, cioè, sapevo che era quello delle macchine da scrivere, però che fosse, che avesse avuto un ruolo così importante, un ruolo sociale e politico, così, ma non, io non lo sapevo, quindi è giusto farlo conoscere, insomma, un personaggio così importante che ha avuto delle idee così innovative nel mondo industriale, no? Che, insomma, andava raccontato, mi sembra giusto che la Rai lo abbia fatto. Un altro personaggio negativo per Pannofino. No, vabbè, ma sono abituato, se dicono stronzo hanno chiamato me. È bello, cioè il cattivo dà sempre più soddisfazione di interpretare del buono, no, è vero? Guarda, io faccio attore, mi piace interpretare dei personaggi, quindi quando mi capita di fare il buono faccio il buono, quando mi capita di fare il cattivo faccio il cattivo, quando mi capita di fare quello così così faccio quello così così. Grazie mille.